Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video andremo a riassumere tutti i rumor che riguardano iPhone 7S, iPhone 7S Plus e iPhone 8. Ma detto ciò, iniziamo! Partiamo quindi da iPhone 7S e iPhone 7S Plus, i due iPhone meno interessanti di quest'anno. Meno interessanti perché potrei dirvi che, a parte qualche miglioramento interno e una nuova colorazione, iPhone 7S è praticamente identico ad iPhone 7, quindi potrei partire direttamente con iPhone 8, ma andiamo con calma. iPhone 7S ed iPhone 7S Plus sono i due nuovi iPhone che Apple ha da proporci per il 2018. Tuttavia non sono i più interessanti, esteramente sono identici ad iPhone 7 e 7 Plus, quindi schermi da 4,7 e 5,5 pollici, cornici enormi, tasto home che non sarà ovviamente fisico ma virtuale come quello di iPhone 7 e doppia fotocamera sul modello Plus. L'unica vera differenza sarà il retro, che sarà fatto completamente in vetro, molto probabilmente per poter implementare la ricarica wireless. E proprio perché il retro sarà in vetro, il dispositivo in sé risulterà essere un po' più spesso per garantire un'ottima solidità, perché ovviamente il vetro è un po' più fragile rispetto all'alluminio. Per quanto riguarda il display, anche su iPhone 7S e 7S Plus arriverà un display OLED con forse anche un aumento di risoluzione. Altre differenze riguardano l'interno di questi dispositivi. Infatti sarà presente un nuovo processore, l'Apple A11, che molto probabilmente avrà un processo produttivo a 10 nanometri. Per quanto riguarda la RAM dovrebbe rimanere la differenza di 2 GB per il modello da 4,7 pollici e 3 GB per il modello da 5,5 pollici. Per quanto riguarda lo storage, questi due dispositivi potrebbero essere presentati in tre tagli di memoria, 32, 128 e 256 GB, che potrebbero avere gli stessi prezzi che hanno avuto al lancio iPhone 7 e 7 Plus. Quindi potrebbero partire da 799 e 939, forse anche qualcosina di meno. E come ho già detto, arriverà anche una nuova colorazione, ovvero Copper, color rame, che molto probabilmente sostituirà le colorazioni Gold e Rose Gold. Detto ciò, passiamo ad iPhone 8, che è la vera novità di quest'anno. Partiamo dal nome, infatti, questo dispositivo potrebbe non chiamarsi iPhone 8, ma invece potrebbe chiamarsi iPhone X, iPhone Edition o altro. Il nome è ancora incerto. Per quanto riguarda il lato estetico, iPhone 8 sarà una vera rivoluzione. Sarà dotato infatti di un display da 5,8 pollici OLED Edge to Edge. Quindi in sostanza non ci saranno i bordi. E oltre ai bordi verrà anche a mancare il tasto home, che molto probabilmente sarà sostituito da delle gesture software o da una barra interattiva. Ma qui adesso sorge un problema, ovvero il problema dello sblocco tramite impronte digitali. Su questa faccenda ci sono ancora mille dubbi. Infatti c'è chi dice che verrà implementato sotto il display, ma questo rumore è completamente da scartare. C'è anche chi dice che verrà completamente tolto. C'è chi dice che verrà implementato nella parte posteriore del dispositivo. C'è anche chi dice che verrà implementato sull'adesivo della mela. E in ultimo c'è chi dice che verrà implementato sul tasto power. In ogni caso sarà molto più scomodo utilizzarlo, questo è chiaro. Infatti, proprio per questo, Apple ha anche introdotto altri metodi di sblocco, come la scansione dell'iride e anche il riconoscimento facciale, che dovrebbe essere molto più preciso rispetto ai competitor Android. Questo grazie a una doppia fotocamera 3D che sarà posta sopra il display, assieme anche alla fotocamera selfie, che dovrebbe essere molto più grandangolare. Posteriormente invece ci sarà una doppia fotocamera assieme anche al flash LED, e ormai è certo questa sarà disposta in maniera verticale, e questo non mi piace per niente. Ovviamente anche qui il retro sarà fatto in vetro, e gli spigoli saranno leggermente più curvi per migliorare il grip. Il bordo invece rimarrà in metallo. Questa fotocamera che tra l'altro sarà in grado di registrare video in 4K a 60 frame al secondo. Dico io, perché su iPhone 7 non è stata introdotta questa funzione? Cioè non penso che non sia potente abbastanza, perché comunque ricordiamo che riesce a fare video in Moviola a 240 frame. Internamente, ovviamente, anche qui sarà presente un nuovo processore, ma anche qui c'è qualche problemino con il nome. Infatti, si è indecisi tra Apple A11 o Apple A10X o Apple A11X. Ci saranno anche qui 3 GB di memoria RAM e uno storage di 64, 256 e 512 GB. Per quanto riguarda i colori, iPhone 8 sarà commercializzato in tre colorazioni, ovvero bianco, nero e questa nuova colorazione rame. Lo conferma anche la foto dei carrellini della SIM che è apparsa qualche giorno fa. C'è però da fare un piccolo discorso per quanto riguarda le colorazioni. Infatti, come abbiamo già detto, iPhone 8 sarà borderless, quindi il 99% della parte anteriore sarà display e ci saranno solamente delle cornici sottilissime. Quindi praticamente quando il display sarà spento, si vedrà questa grande forma che è il display e poi queste piccole cornici color bianco o color rame. E sinceramente questa cosa non è che mi piace tanto, quindi spero vivamente che anche nelle altre due colorazioni, quindi rame e bianco, Apple lasci l'anteriore di colore nero. Ultima novità di iPhone 8 riguarda la confezione. Infatti nella scatola potrebbero essere presenti le nuove AirPods, quindi le cuffie wireless, non quelle con il cavo. E questo sarebbe veramente una bellissima cosa, ovviamente però tutto questo avrà un costo davvero molto alto.
Si spera che iPhone 8 parta da 999€ e questo rumor comunque si sta confermando sempre di più. Anche se comunque rimane una piccola probabilità che iPhone 8 potrebbe costare più di $1000, quindi tra tasse, cambio e altro, in Italia potrebbe arrivare ad un costo veramente molto alto. Ultime informazioni, i preordini dovrebbero partire dal 15 settembre. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, quando ci sarà la presentazione ufficiale, arriverà anche un video a riguardo. Presentazione ufficiale che tra l'altro si terrà il 12 settembre. Arriverà un video, sì, ma non questo giovedì. Perché oltre all'inizio della scuola che mi toglie quelle 5 ore che la mattina mi sarebbero state molto comode, il 13, ovvero il giorno in cui dovrei registrare il video, non sarò a casa per vari impegni e quindi il video slitterà a domenica. Almeno, spero. Comunque, se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento, ma soprattutto seguitemi su Facebook, Twitter ed Instagram per essere sempre aggiornati. I link dei social come al solito trovate giù in descrizione, ma soprattutto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video.